Oggi è un giorno importante per la nostra comunità perché finalmente vediamo il frutto di un'attività incessante del Comune, del settore del sociale, che porta a casa un risultato importantissimo. Nei giorni scorsi avevamo annunciato appunto che erano arrivati i finanziamenti per il progetto Prince, oggi lo inauguriamo e lo presentiamo alla città. In cosa consiste? Consiste in due filoni, in due progetti importantissimi, uno che riguarda il pronto servizio sociale H24 e pensiamo a tutte quelle persone che, faccio un esempio, ma che sinceramente non è esauriente, però per rendere l'idea, tutte quelle persone che incontriamo sul territorio che magari non hanno una fissa dimora durante la notte, telefoniamo al numero verde che dopo presenteremo e risponderà l'operatore che riuscirà a dare le prime risposte a questi bisogni. Ma non solo, per quanto riguarda poi l'altro filone, il fermo posta è importantissimo perché immaginiamo a tutte quelle persone, noi sul territorio ne abbiamo 100, che non hanno una residenza, per farsi raggiungere dalla posta come fanno? Attualmente non c'è un modo, invece adesso ci sarà, ma non solo per la posta ma anche per ottenere il medico di base, perché senza una residenza effettiva materiale non possono essere inseriti nel segmento della sanità. Ecco, sono due progetti importantissimi, non sono gli unici, ricordo che è il primo passo verso i finanziamenti, verso il raggiungimento degli obiettivi del PNRR che sono l'housing first e la stazione di posta. Sono progetti che vanno avanti insieme ad altri, stanno portando avanti ad esempio gli interventi su Via Longo. Nei giorni scorsi tra l'altro è arrivato anche un gesto da parte dell'ATER che ha messo a disposizione degli alloggi, ecco, tutto va insomma verso l'aiutare. Sì, chiaramente dobbiamo fare un distinguo perché le politiche sociali e il bisogno e il diritto alla casa sono sì due segmenti che vanno di pari passo ma sono distinti. Per quanto riguarda Via Longo, noi stiamo cercando in tutti i modi, perché per noi è una priorità, di riportare una migliore qualità della vita a tutti i cittadini che attualmente ancora risiedono lì, e quindi abbiamo provveduto già dal mese di gennaio a una pulizia totale e straordinaria dell'area. Stiamo continuando per rafforzare le misure di sicurezza nei palazzi non abitati e continueremo comunque a dare delle risposte, tant'è che proprio in questo periodo stiamo andando avanti anche con un progetto che però rientra nel settore del sociale, che è un anticipo di quello che sarà l'housing first, cercando di recuperare degli appartamenti che attualmente sono in disuso per cercare di dare una abitazione temporanea a tutte queste persone che sono a rischio di esclusione sociale o già stanno nel segmento dell'esclusione sociale. Ma non solo, perché è chiaro che a parte questi grandi progetti il settore del sociale, come abbiamo detto milioni di volte, porta avanti anche una battaglia contro la povertà, di aiuto e di sostegno a tutte le famiglie. Ricordo non da ultimo il sostegno che abbiamo dato per il pagamento delle bollette, sempre grazie all'aiuto delle associazioni con cui noi stiamo collaborando, si vede con il Prince ne diamo ampia dimostrazione, ma anche i contributi agli affitti. È chiaro che, vista la situazione economica e sociale che stiamo vivendo, è chiaro che il servizio sociale del Comune di Teramo si impegna tantissimo proprio per dare sostegno a tutte quelle famiglie che a fine mese purtroppo non ci riescono ad arrivare in maniera decorosa.